Il valore, non aggiunto del Milan, Bonucci bersaglio dei social dopo il derby, ma non doveva spostare gli equilibri? Anche la Juventus non ride dopo la sua cessione. L'ex rossonero Albertini, Leo ha perso i punti di riferimento, intanto Balotelli provoca il Milan, comprate Icardi meno. Demetrio Albertini, ospite del forum Sport e Business del gruppo 24 ore, ha parlato del derby di ieri sera e delle prestazioni di Leonardo Bonucci. Le sue dichiarazioni: Montella è in discussione per i risultati, ma ha cambiato tantissimi giocatori che vanno inseriti e valutati. Il suo è un compito difficile. Bonucci ha perso i punti di riferimento sia nelle modalità di allenamento che nelle modalità di gioco e quindi spetterà a lui riuscire a percepire questo cambiamento e adattarsi con tutte le sue qualità e il suo carisma. Certo, tre sconfitte di fila pesano. Il derby è stato meraviglioso, ricco di emozioni. L'Inter finora non mi ha entusiasmato, ma ha colto i punti. La forza di questo campionato è l'equilibrio. Stiamo vedendo dei grandi giocatori che non si vedevano da tanti anni. Juventus e Napoli sono le due squadre che qualitativamente hanno qualcosa in più degli altri e andranno fino alla fine a giocarsi lo scudetto. Milan in crisi di risultati, 12 punti, 4 sconfitte in 8 partite e la zona Champions a 7 lunghezze, e con una difesa che prende un numero di gol esagerati, 13 sin qui in campionato. Malgrado l'acquisto di Leonardo Bonucci. Già, proprio lui che doveva essere l'uomo capace di aiutare il diavolo a fare un salto di qualità, sia a livello di retroguardia che come mentalità in campo. Invece per ora vive uno stato di crisi assoluta. Il paradosso è che Bonucci non ha spostato gli equilibri sin qui, stagione ancora lunga, non è riuscito ad aiutare il Milan a compiere quella crescita che portasse i rossoneri a lottare per le prime 4 posizioni, valide per la qualificazione diretta alla Champions League, ma, contemporaneamente, manca tantissimo anche alla Juventus che lo ha venduto. Già. Perché in maglia bianconera, con Chiellini Barzagli al fianco, era certezza e uomo in più. Difensore fondamentale nei 6 scudetti del regno Conte Allegri. Dentro al quel meccanismo un difensore di valore mondiale, fuori da esso un giocatore, per ora, vulnerabile. Quei 42 milioni spesi in estate dal Milan per lui non sono stati un affare neppure per la Juventus che li ha incassati, investendone poi 12 per far compiere a De Sciglio la strada opposta, con il terzino ora fermo per infortunio e non convincente prima dello stop, ma ora si trova a fronteggiare le incertezze della sua retroguardia, 13 gol presi in stagione e L1-2 in casa con la Lazio che allontana la signora a meno 5 dal Napoli capolista. E intanto molti tifosi ironizzano su Bonucci in queste ore post derby, il difensore del Milan è bersaglio del fuoco incrociato, vecchi e nuovi tifosi, sparato su social.